Dopo la devastazione arriva il primo intervento di ricostruzione. Si è insediato ieri a Cantiano il primo cantiere di ripristino infrastrutturale fra i comuni marchigiani colpiti dall'alluvione del 15 settembre. ANAS ha infatti consegnato all'impresa esecutrice il cantiere dei lavori di realizzazione di un guado provvisorio per riattivare il collegamento della frazione Pian di Balbano con lo stesso centro comunale di Cantiano. Collegamento che fu interrotto a causa del crollo di un ponte. Lavori comunque provvisori che dovrebbero nel giro di qualche settimana ridare l'accessibilità alla frazione verso il capoluogo. Prima, chiaramente, questa era la nostra esigenza e preoccupazione dell'arrivo delle piogge e della stagione invernale. Il percorso non è stato semplice, siamo all'interno di un'emergenza, ma comunque i procedimenti devono rispettare le regole degli appalti pubblici e le coperture economiche, quindi il quadro normativo di riferimento. Abbiamo spinto come amministrazione affinché in maniera più celere si arrivasse a una soluzione. Purtroppo non esistono, come più volte abbiamo detto, soluzioni semplici a problemi complessi, estremamente complessi in questo caso. In maniera rapida si è optato per la realizzazione di un guado, quindi di un attraversamento che verrà spostato rispetto alla sede normale, quindi verrà realizzato in quell'avvallo, ecco, più a valle, di modo che nel frattempo si possa già immaginare su questa sede, sull'attuale sede della strada comunale, il progetto di rifacimento del ponte definitivo e poter in qualche modo continuare ad avere la viabilità, mentre nel frattempo ci auguriamo in maniera veloce possano partire anche i lavori di ripristino definitivo della sede del ponte. Ecco, chiaramente questa situazione ci fa vedere come le legittime aspettative dei cittadini abbiano tempi e necessità di risposta che non sono compatibili, ahimè, con le tempistiche con cui l'ente pubblico, i meccanismi procedurali di gara, le inevitabili garanzie sulla copertura dei costi, quindi ci costringono ad operare. Però ecco, ad oggi, a un mese, quindi non dopo un'eternità, a un mese da quell'evento siamo riusciti a mettere a terra una soluzione concreta.